Buongiorno a tutti, i lavori proseguono ovviamente nel solco e sui temi che la presidenza italiana del G20 ha posto in materia di trasformazione digitale, che deve essere inclusiva, come si suol dire, non deve lasciare indietro nessuno, quindi vuol dire che siccome avrà un grande impatto nella trasformazione economica, deve in qualche modo tenere presente in particolare la realtà delle piccole e medie imprese che rischiano in qualche modo di pagare un prezzo da questa trasformazione e ovviamente le aree e i territori meno agevolati che quindi non partecipano o che non hanno partecipato finora a questa evoluzione, quindi non possiamo creare gap, non possiamo creare digital divide né all'interno dei paesi né a livello globale. Il tutto nel quadro della sostenibilità, come dice peraltro anche il titolo, diciamo, del momento di incontro.